è la partita che vale una stagione, il derby di Padova. Cari amici di Calcio Padova TV, serata straordinaria al Pallagozzano questa sera. Partiti, fischio iniziale dell'arbitro, è iniziato il derby. Padova calcio a 5, Italian Coffee Petrarca. Ne approfitta il Petrarca per venire in avanti, Turiaco e poi Androni, miracolo. Allora vediamo intanto adesso Franceschini, arriva il gol di Pierri sull'azione di Franceschini, che ha messo un pallone filtrante in area di rigore. Bravo Pierri a gettarsi in scivolata e a mettere dentro, nulla da fare per Androni, e quindi Italia Coffee Petrarca che va in vantaggio. Bravo Preatoni a intercettare, poi se ne va, ci ha messo, gol! Grandissimo gol di Ciamesse, un gol strepitoso al 20° minuto, un gol meraviglioso di Edgar Ciamesse. L'avevamo appena detto, questo ragazzo ha i numeri, e infatti non ci ha pensato due volte a partire in contropiede, e poi un tiro in diagonale strepitoso all'incrocio dei pali, il pareggio del Padova. Ancora Pierri, autentico, il gol di Pierri, ancora lui, Pierri porta in vantaggio il Petrarca. All'ottavo minuto di gioco, pallone che non è stato visto arrivare da Androni, perché c'era una selva di gambe, Medeiros. E poi il gol di Mattia Vettore! Incredibile errore di Medeiros, che si era saputo soffiare il pallone proprio davanti alla linea di porta, ma molto bravo Mattia Vettore a crederci e sul contrasto a mettere in rete 2-2. Ancora Reinaldi, Franceschini, pallone scodellato in mezzo e l'intervento di Androni, la porta è vuota e c'è il gol. Attenzione perché è rimasto a terra pericolosamente un giocatore del Petrarca. Accorrono i sanitari, sembra essere svenuto. Questo purtroppo è una situazione un po' grave. Abbiamo sentito proprio il giocatore cadendo a terra, che ha battuto violentemente testa sul parquet. Sembra essere Reinaldi, verrà trasportato all'ospedale di Padova per i primi controlli. Tanti auguri a Reinaldi. Allora ancora Rodriguez e pallone buono per Mattia Vettore, palo! Incredibile! Proprio l'ultima azione, è arrivato il fischio finale dell'arbitro sul palo colpito da Mattia Vettore. Incredibile davvero, questo è incredibile, poteva essere il gol del pareggio e invece il pallone è andato sul palo e proprio lì l'arbitro ha fischiato la fine della partita.